Mi chiamo Luca Franco, sono originario da Isum, vivo in Balado e il mio lavoro è quello di guida escursionistica o accompagnatore naturalistico che dir si voglia. E, insomma, il mio lavoro è quindi di portare la gente, i clienti a fare escursioni, sei sentieri, i luoghi delle snosto valado, ma che dava l'istituto, un po' in tutta la regione, e insomma, durante le escursioni son che fa è presentare, contare un po' della storia, della cultura, della natura, delle snosto valado, delle snosto montagne, della nostra provincia di Enc. Patois perché l'hai lusitan perché l'hai sempre la in famiglia si è sempre parlato mia è sempre più i miei genitori mon padre mon madre mon c'è ma nonno insomma scaisi tutta la famiglia che parlo lusitan e quindi l'hai sempre sentito parlare fin da picciotto e l'hai voluto imparare perché insomma lo parlo de co perché una causa, via, di una passione, un amore che dico per la mia lingua e a cui sono sempre stata staccata, e quindi i tenui è sempre lingua a parlarlo e l'hai voluto imparare. Ecco. Ah, ovviamente avevo delle facilitazioni perché con il fatto che tutta la famiglia lo parlava. È una bella domanda. Se me lo chiedessi di mandare ancora più di speciale, per me Sitan ero la causa fin di scusi, politico, geografico, no? Le manifestazioni per la lingua e tutta co. Ero tanti anni, insomma, sono già passato scusi, 10 anni, ne hai vinto 7, ero. Forse per me un sitan mi rendo conto che ha tutta una cultura che va dal sud della Francia, insomma, con noi la storia. Però forse per me ero un sitan è un po' più locale. Per me un sitan è il nostro valado, la montagna. Un sitan è un termine, secondo me, tan trasversale, no? Perché lusitano va bene, però viene usato che siano i Gavotti, la montagna, le Alpi, però è con la Provenza, la Mar, Marseille. Visi che sai, quindi insomma, per me l'Usitana è la parte usitana, la nostra parte dell'Usitano, la cultura montano, appunto, gavoto, se si può dire, quindi è mai son che slia alla nostra terra, via, al nostro valado. Le murghese domandate anni fa erano mai di Chansung che parlavano dell'usitanio, dell'usitanisme e ero forse per me son che magrado era in tan magari come puoi dire una Chansung è bello perché è in lingua e pure è ben suonato perché gli ha ovviamente la parte musicale però se in viaggio magari tu risponde che ero un di Chansung come siamo in Kaisi per dire la prima che mi viene in mente è Ludalfin che parlo quindi del nostro valado della cultura montana eccetera e ero pure tranquillamente se con una Chansung come l'Aiseme per dire dei Lusseriol quindi tampe tra virgolette introspettiva per emozionale forse quindi in realtà forse era una chance un particolare se senso voler entrare in tal folklore però di anche cura una chance un esenlengo se hai un bel test che mi trasmette Carcarè e hai un bello musico che mi dono dei musium forse basta qua. Lo record per vivo, per forte, è proprio il momento in cui hai deciso che voglio imparare. Cioè, era forse quindi un momento lì a una carcoparola, definizione, espressione che hai sentito, che lo barogna, sempre stai continuare a essere, per fortuna, e forse è proprio il momento in cui hai deciso che lo voglio parlare, perché mi avviso proprio da quel periodo. Era entro di noi, era mio e tu che volevi imparare un po' l'usitan, se ci sa un po' di qua vicendo, e forse lo periodo più bello, no, lo record più bello, più forte, è quello di chi, il momento che
in cui da Minà, insomma, a Desan, 11 anni, si di... Boh, ero a imparare la lingua. Sì, mi serve, mi si rende conto che mi serve ero che si in tal territorio, in tal senso che Denan, come sabes de coi, hai virampau, e in realtà hai passato tanti anni, purtroppo, senso lo dovrò veramente gaire, perché, come sabes, io sto in Francia, da altri posti, chi lo parlava ren, lo parlavo mac, curo magari avevo una telefonata con un padre o con una nonna che mi chiamavano per sapere come andava la vita e tutto, e quindi lo parlavo gaire. Eiro, e la causa tra l'altro mi mancava un barum, l'hai proprio patito questa causa, mi mancava parlare la lingua. Eiro è la fortuna che lo parlo quasi tutti i giorni. E per carità, io aggiungo che magari sono giusto due o tre parole, però con il fatto che vivo un valado, vas dal panettiere, vas incontri qualcuno che conosci per la via, o le classico parole di circostanza, però le dici in patois. E quindi, e poi ovviamente ci viaggio che vado a trovare la famiglia, allora chiese se parlo patois per duro e duro, quindi per fortuna. Voilà, quindi sì, lui dovrò buscare i tutti giù, volentieri. Parte dai viei, che pi viei, neanche tan viei, perché di viaggi che incontri di gente 40 50 anni che ti sentono parlare in lusitano e di un oh, ten giù, e sono tutti. La causa incredibile è che ai tempi di Gunla, tanti a mostrare l'italiano ai figli o ai nebù, però ero curo sento un giù a parlare, lo vedi proprio in tal muro che si illuminano, no? E quindi sono stunato, ma sono felicissimo di sentire parlare in giù e in giù in lingua, però purtroppo volevo dire che la normalità è lo viei che sente lo giù e parlare se stuno, lo contrario capito schesi mai, purtroppo. Mi rende studiosa, i rende dei grandi studi d'arrière per poter di racco, però insomma, Dio per come insomma, parlo appreso che hai visto le scause, quindi parlo persone che vedo tutti i giorni. Ecco, sono purtroppo un po' pessimista, spero di sbagliarmi. Vivamente, ma sono un po' pessimista per due motivi principalmente. Uno è che tanti passano più la lingua ai figli, quindi tanto gente che parlo, i parlanti usitan, continuano la tradizione orale. E due, perché tantissime giuve, tantissime che sono magari tra chi che pularium e se incaro interessa, che hanno riscoperto un po', entre virgolette, l'orgoglio della lingua, rende possibilità di stare in valado. E quindi tanti van leng, perché trovo un rende caso di abitazione, trovo un rende travai che gli permettono di stare in valado. E vedo che curo van leng per forza di cause, se ti trovi a curi, o da altri posti, se sei in contesto, la lingua usitana è più di uso comune, e quindi pian piano te la vas a perdere. E quindi per questi due motivi, per appreso magari sicuramente ad altri che mi conoscono, ma per questi due motivi mi reputo un po' purtroppo pessimista. E più soprattutto perché. I gaire che mostrano lo patois ai figli, i genitori che magari erano tra il 2020 e 30 o 35 anni, sver che ne conosco di qualcuno che parla un patois ai figli alle sminà di 1 o 2 anni. Il problema è che le sminà che ne sono ero in valado sono ren sent in tenan come era un viaggio, sento 1.000 o mi se ne incanto ero, ma sono 1, 2 o 3, quindi numeri insignificanti. Perde in tal momento che i fughesi una cultura di coscriccio che gli es de com parte, insomma, Carcareng esiste tra dizionari e de comac, semplicemente mi si rende raccolto di poesie o di scritch, di prose, qualsiasi causa, saggi, mi si che sai. Mi penso che a copola riogittar, però forse l'usitan.
No, Renver che nasce come tradizione urala, però forse nel nostro valado, negli ultimi secoli, è sempre stata una tradizione urala, e quindi forse ciurio di trovare una maniera di mantenere la tradizione urala, e sei forse di incontri pubblici, se parlo usitan, di discussioni, di cause aperte sia ai parlanti patuà che invece che lo parlo un ren. Pullario essere magari un'idea a brevissimo termine, chiaro che a lungo termine forse aver de causo scritto e magari un giorno sulle carcune che andare a dire di sente si incantan fa, magari lo parlavo, magari parlavano ancora citano, andiamo a vedere, magari trovo il documento, però sai, forse che sto pullario essere una soluzione.